Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ci occupiamo di agricoltura e vediamo come realizzare tutte le piantine del nostro orto in fai da te in un piccolo semenzaio in soli 60 giorni. In questo video vedremo i tre passaggi principali per passare dal seme alla piantina destinata al trapianto nel nostro orto estivo. Ipotizzando di fare l'orto il 14 aprile, dovremo iniziare le operazioni il 14 febbraio a San Valentino. Iniziamo con la preparazione del letto di semina. Qui in pole position gli ortaggi che voglio seminare. Mi procuro questo contenitore per alimenti delle dimensioni di 14 cm x 10 x 7. Qualunque sia il contenitore, è importante che abbia il relativo coperchio. Mi procuro anche questo materiale isolante di solito utilizzato negli imballaggi per realizzare una base per questo contenitore per isolarlo dal calore. Questo contenitore infatti verrà appoggiato sul mio termosifone acceso. Una volta ritagliata la forma corretta, vado a fissarla alla scatola utilizzando del nastro carta. Il semenzaio richiede infatti una temperatura di 30 gradi e il materassino ha lo scopo di mitigare i 50 gradi del termosifone. A questo punto il mio contenitore è pronto. Mi procuro un terriccio specifico per semenzai Potground H. Successivamente aggiungo del concime stallatico pellettato nella misura di mezzo cucchiaio per vaschetta, mescolandolo per bene insieme al terriccio. Vado a schiacciare per bene il tutto fino ad ottenere un letto alto all'incirca 2 cm. A questo punto passiamo alla seconda fase, quella della semina. Per la semina dividiamo idealmente la vaschetta in 12 parti uguali destinate a ciascuna piantina. Cominciamo dalle zucchine, che sono il seme più grande. In questo caso zucchine scure, vado a inserire il seme nel terreno. È importante che la punta del seme sia rivolta verso il basso. Da questa punta infatti uscirà la radice che poi andrà a costituire la giovane piantina. Vado quindi ad inserire i miei semi all'interno della griglia virtuale vista in precedenza, cercando di posizionare i vari semi equidistanti tra loro. Le giovani piantine infatti rimarranno in questa vaschetta fino al trapianto definitivo. È quindi importante che abbiano adeguato spazio l'una dall'altra. Nell'altra metà della stessa vaschetta vado a seminare delle zucchine chiare. 6 zucchine per ciascuna delle due varietà saranno più che sufficienti per il mio orto. Quindi nella stessa vaschetta potete inserire più varietà diverse dello stesso ortaggio. L'importante è segnarle poi nella parte esterna dell'etichetta. Qualunque sia il seme dell'ortaggio che volete seminare, è importante che la terra ricopra completamente per tutta l'altezza il seme. E fatto questo, andiamo ad aggiungere altri 2-3 mm di terriccio sempre compattati per proteggere i nostri semi e consentire la germinazione. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare l'iscrizione al mio canale. Grazie infinite. A questo punto la fase della semina è terminata, abbiamo raggiunto circa i 3 cm di altezza. Andiamo ad annaffiare con questo spruzzino con acqua. L'umidità costante del terriccio e l'alta temperatura favoriranno la germinazione. Evitate ovviamente i ristagni d'acqua. Per mantenere costante la temperatura applichiamo anche il relativo coperchio, che ci permetterà anche di mantenere il tasso di umidità costante nel nostro semenzaio. E mi raccomando di non dimenticare di indicare il nome dei semi sull'etichetta esterna. Stessa procedura per tutti gli altri ortaggi. Qui abbiamo dei cetrioli che hanno dei semi leggermente più piccoli rispetto a quelli delle zucchine e quindi mi avvalgo di una piccola pinzetta per inserire più agevolmente i semi nei 12 settori tracciati idealmente in precedenza. Anche in questo caso aggiungiamo 2-3 mm di terriccio che andremo a compattare con la solita tavoletta, perché solo un seme perfettamente aderente al terreno riesce a germogliare.
Per zucchine e cetrioli i tempi di germinazione, cioè dal seme alla prima piantina, sono di circa 10 giorni, ovviamente con una temperatura di 30 gradi. Stesso discorso anche per i pomodori, ma qui ovviamente la pinzetta è quasi obbligatoria, e anche per esempio per l'insalata rucola, ancora più piccola. Qui abbiamo delle melanzane e dei peperoni egualmente ripartiti, seguendo sempre la suddivisione del terriccio in settori. Ricordo che nel terriccio abbiamo mescolato anche un mezzo cucchiaino di concime pellettato. Ricopriamo con altri 2-3 mm di terriccio e andiamo a schiacciare per bene per consentire la germinazione del seme. Più piccolo il seme, minore sarà il terriccio necessario a ricoprirlo. Una volta che avremo realizzato tutte le nostre vaschette di ortaggi che ci necessitano, passiamo alla fase successiva della germinazione. Troviamo una superficie calda, come quella di un termosifone, per esempio, che sta sui 50 gradi, e andiamo a porci sopra tutte le nostre vaschette di semi appena seminati. Il resto lo farà il termosifone con il suo calore. Dopo una settimana, per esempio per i pomodori, vedremo i primi germogli che spuntano dal terreno. È importante tenere d'occhio in questi giorni i germogli affinché non filino. Il fenomeno della filatura dei pomodori infatti è un problema molto comune per queste giovani piantine. A causa della carenza di luce, infatti, queste piantine di pomodoro tendono ad allungarsi verso l'alto per cercarla fino a diventare sottilissime e morire. Per evitare la filatura è importante toglierle dal termosifone quando avranno raggiunto al massimo i 2 cm di altezza e porle sotto una fonte di luce per almeno 15 ore al giorno. Nello specifico io utilizzo questa lampada a LED specifica per la coltivazione di piante in agricoltura, ma voi potrete anche utilizzare una qualunque lampada da tavolo. Grazie a queste 15 ore di luce le piantine avranno modo di sviluppare in maniera più uniforme, con uno stelo più robusto e senza crescere troppo in altezza. Una volta trascorse circa 2 settimane di questo trattamento quotidiano di luce, non avranno più problemi di filatura, potremo riporle semplicemente sul davanzale di una finestra. E a proposito di pomodori, in un mio video precedente abbiamo visto come ottenere 100 piantine da un singolo pomodoro, video che vi invito ad andare a vedere. Nessun problema invece per le altre piantine, l'unica accortezza per questi germogli di zucchine: dopo 10 giorni dovremo andare a rimuovere la corteccia originaria del seme. Come potete osservare, dalla punta rivolta verso il basso infatti è fuoriuscita la radice che si trova nel terreno, mentre nella parte alta troviamo le foglie. Nel giro di un'altra settimana i nostri giovani germogli di zucchine cresceranno in altezza fino a diventare delle bellissime piante. Poste in prossimità di una finestra riceveranno la giusta luce per portare a termine la loro fotosintesi clorofilliana. Infine, non dimenticate tutti i giorni di spruzzare con il nostro annaffiatoio tutte le piante. Nelle giornate di sole con una temperatura esterna maggiore di 15 gradi potremo anche esporle all'esterno. Trascorsi 30 giorni dalla semina, questo è il risultato. Le mie piantine stanno crescendo in maniera sana e robusta. Provvederò, una volta tramontato il sole, a rientrarle in casa e ad annaffiarle con il mio solito spruzzino. Per il trapianto tra 30 giorni basterà procurarsi un cucchiaio e rimuovere la piantina con la sua relativo terriccio incorporato. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile per fare da soli le vostre piantine nell'orto. Come al solito io vi ringrazio per la visione e vi invito a mettere like e iscriversi eventualmente al canale, e come al solito ci vediamo alla prossima volta.